Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di Avvento, cioè la prima domenica di preparazione al Natale, ci parla della venuta del Signore alla fine dei tempi. Gesù annuncia eventi desolanti e tribolazioni, ma proprio a questo punto ci invita a non avere paura. Perché? Perché andrà tutto bene? No, ma perché Egli verrà. Gesù tornerà, Gesù verrà. Lo ha promesso. Dice così: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. È bello ascoltare questa parola di incoraggiamento, risollevarci, alzare il capo, perché proprio nei momenti in cui tutto sembra finito, il Signore viene a salvarci. Attenderlo con gioia anche nel cuore delle tribolazioni, nelle crisi della vita e nei drammi della storia. Attendere il Signore. Ma come si fa ad alzare il capo, a non farci assorbire dalle difficoltà, dalle sofferenze, dalle sconfitte? Gesù ci indica la via con un richiamo forte: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Vegliate in ogni momento pregando. Siate attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Vegliate in ogni momento pregando. Vegliate, cioè la vigilanza. Fermiamoci su questo aspetto della vita cristiana. Dalle parole di Cristo vediamo che la vigilanza è legata all'attenzione. State attenti, vigilate. Non distraetevi, cioè restare svegli. Vigilare significa questo: non permettere che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità. Fare attenzione, perché si può essere cristiani addormentati, e noi sappiamo, ne sono tanti cristiani addormentati, cristiani anestetizzati delle mondanità spirituali, cristiani senza slancio spirituale, senza ardore nel pregare, pregano come dei pappagalli, senza entusiasmo per la missione, senza passione per il Vangelo, cristiani che guardano sempre dentro, incapaci di guardare all'orizzonte. E questo porta a sonnecchiare, tirare avanti le cose per inerzia, a cadere nell'apatia, indifferenti a tutto tranne che a quello che ci fa comodo. E questa è una vita triste, eh? Andare così, non c'è felicità lì, eh? Ma la realtà è al contrario. Abbiamo bisogno di vigilare per non trascinare le giornate nell'abitudine, per non farci appesantire, dice Gesù, dagli affanni della vita. E gli affanni della vita ci appesantiscono. Oggi dunque è una buona occasione per chiederci: che cosa appesantisce il mio cuore? Che cosa appesantisce il mio spirito? Che cosa mi fa accomodare sulla poltrona della pigrizia? È triste vedere cristiani in poltrona, cristiani che tutto custodito nel sonno, nella poltrona. Quali sono le mediocrità che mi paralizzano? I vizi, quali sono i vizi che mi schiacciano a terra e mi impediscono di alzare il capo?
riguardo ai pesi che gravano sulle spalle dei fratelli, sono attento o indifferente? Queste domande ci fanno bene perché aiutano a custodire il cuore dall'acidia. Come? Custodire il cuore dall'acidia. Ma padre, ci dica cosa è l'acidia. È un grande nemico della vita spirituale, anche della vita cristiana. L'acidia è quella pigrizia che fa precipitare, scivolare nella tristezza, che toglie il gusto di vivere e la voglia di fare. È uno spirito negativo, è uno spirito cattivo che inchioda l'anima nel torpore, rubandole la gioia. Si incomincia con quella tristezza, si scivola e niente gioia. Il libro dei Proverbi dice: custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. Custodire il cuore, questo significa vigilare, vegliare. State svegli, custodisci il tuo cuore. Aggiungiamo un ingrediente essenziale. Il segreto per essere vigilanti è la preghiera. Gesù infatti dice: vegliate in ogni momento pregando. Così dice Gesù. È la preghiera che tiene accesa la lampada del cuore, specialmente quando sentiamo che l'entusiasmo si raffredda. La preghiera lo riaccende perché ci rapporta a Dio, al centro delle cose. La preghiera risveglia l'anima dal sonno e la focalizza su quello che conta, sul fine dell'esistenza. Anche nelle giornate più piene non tralasciamo la preghiera. Adesso stiamo vedendo nel programma Sua Immagine una bella riflessione sulla preghiera. Ci aiuterà, guardarla ci farà bene. Può esserci di aiuto la preghiera del cuore, ripetere spesso brevi invocazioni, in avvento abituarci a dire, per esempio: vieni Signore Gesù. Soltanto quello, ma dirlo: vieni Signore Gesù. Questo tempo di preparazione a Natale è bello, pensiamo al presepio, pensiamo al Natale e diciamo dal cuore: vieni Signore Gesù, vieni. Ripetiamo questa preghiera lungo tutta la giornata e l'animo resterà vigile. Vieni Signore Gesù, è una preghiera che possiamo dirla 3 volte tutti insieme. Prima volta: vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. E ora preghiamo la Madonna, lei che ha atteso il Signore con cuore vigilante, ci accompagni nel cammino dell'avvento. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora de nostris nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, ut edificiamo promissioni Christi. Grazie a Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. E luz perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri ho incontrato i membri di associazioni e gruppi di migranti e di persone che, in spirito di fraternità, ne condividono il cammino. Sono qui in piazza con quella bandiera così grossa. Benvenuti. Ma quanti migranti, pensiamo questo, quanti migranti sono esposti anche in questi giorni a pericoli gravissimi e quanti perdono la vita alle nostre frontiere. Sento dolore per le notizie sulla situazione in cui trovano tanti di loro, di quelli che sono morti nel canale della Manica, di quelli al confine della Bielorussia, molti dei quali sono bambini, di quelli che si annegano nel Mediterraneo. Tanto dolore pensando a loro. Di quelli che sono rimpatriati al nord dell'Africa, sono catturati dai trafficanti, che li trasformano in schiavi, vendono le donne, torturano gli uomini. Di quelli che anche in questa settimana hanno tentato di attraversare il Mediterraneo cercando una terra di benessere e trovandovi invece una tomba e tanti altri. Ai migranti che si trovano in queste situazioni di crisi assicuro la mia preghiera. Anche il mio cuore, sappiate che vi sono vicino. Pregare e fare. Ringrazio tutte le istituzioni, sia della Chiesa Cattolica, sia di altrove, specialmente le Caritas nazionali e tutti coloro che sono impegnati all'alleviare le loro sofferenze. Rinnovo l'appello accorato a coloro che possano contribuire alla risoluzione di questi problemi, in particolare alle autorità civili e militari, affinché la comprensione e il dialogo prevalgano finalmente su ogni tipo di strumentalizzazione e orientino le volontà e gli sforzi verso soluzioni che rispettino l'umanità di queste persone. Pensiamo ai migranti, alle loro sofferenze e preghiamo in silenzio. Saluto tutti voi pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. Sono tante bandiere lì di paesi diversi. Saluto le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni. In particolare saluto i fedeli provenienti da Timor Est. Vedo la bandiera lì. Dalla Polonia e da Lisbona. Come pure quelli di Tivoli. E a tutti auguro una buona domenica e un buon cammino di avvento, un buon cammino verso il Natale, verso il Signore. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.